defunti che appartenevano all'elite anconetana in età repubblicana tra II e I secolo a.C. venivano sepolti in casse a lastre di pietra, e all'interno delle quali venivano inseriti dei ricchi corredi che erano formati da suppellettili in argento che erano utilizzate per bere oppure da suppellettili da toletta. Le signore portavano con sé dei ricchi gioielli, collane, anelli, bellissimi orecchini con pendenti a edicola, e a volte sono presenti anche le prestigiose corone funerarie in oro o in bronzo dorato. A volte il defunto o la defunta venivano poi adagiati sul letto tricliniare, che in questo caso era stato realizzato appositamente per la sepoltura. Era quindi un letto funerario. Questa era un'usanza derivata dall'Oriente greco e recepita ad Ancona molto precocemente. Le gambe del letto erano deposte all'interno di quattro fossette angolari che erano scavate nella tomba, all'interno del cassone, in modo tale che il letto praticamente appoggiasse a terra. Nei letti che sono qui ricostruiti vediamo la decorazione in osso, che è formata da elementi figurati, come in questo caso un cavallo e la testa di Eracle e il busto di Eracle barbato, o un cane e la testa di Eracle imberbe. Il letto invece decorato con elementi di bronzo presenta la testa di un cane e la testa di un animale acquatico, e anche in questo caso sia il telaio del letto sia le gambe erano completamente rivestiti da elementi in bronzo modanato in maniera molto raffinata.